Ciao a tutti. Ho letto qualche giorno fa una dichiarazione di Andrea Bocelli, che si diceva ovviamente contento, che sua madre non avesse abortito, nonostante lui fosse ipovedente. Lì per lì ho lasciato, scorrere la notizia perché, ognuno dice la sua, quindi. La notizia invece mi ha colpito il giorno dopo, quando la madre ha rilasciato un'intervista al quotidiano Il Giorno. La madre di Andrea Bocelli si diceva infatti contenta di non essere ricorsa all'aborto. Io all'inizio non ci ho pensato, ma subito dopo mi sono domandato: ehi, ma Andrea Bocelli quando è nato? Breve ricerca, negli anni 50. E l'aborto? La legge sull'aborto quando è stata fatta? Negli anni 70, inoltrati, oltre 20 anni dopo. Quindi vuol dire che la madre di Andrea Bocelli non poteva, volendo, ricorrere all'aborto, ma ricorrere alle mammane. Quindi vi prego, non confondiamo. Una legge che ha ridotto drasticamente, e questo viene dimostrato dai fatti, ha ridotto drasticamente le donne che sono ricorse all'aborto, scelta legittima e che ovviamente ognuno fa solo in casi limite, con pratiche che invece uccidono le donne. Vi prego.